Salve! Conoscete il genere Wuxia? Il genere ripreso da film del tipo La Tigre e il Dragone o La Foresta dei Pugnali Volanti o Hero, per capirsi. Io no, o meglio, mi piacevano quel genere di film, ma non ero totalmente a conoscenza che ci fosse un genere predefinito con una serie di canoni da seguire e da rispettare. Mi è sempre piaciuta l'idea di poterlo portare al tavolo una simile esperienza di gioco, però per una serie di motivi non ho mai trovato un gioco che riportasse quel, come dicono i canali bravi, quel flavor al tavolo. Finché un abbonato al canale che ringrazio e a cui dedico espressamente questo video è tutto per te, mi ha regalato un manuale che fa quello che dice, fa giocare esperienze Wuxia al tavolo. Ne parliamo dopo la sigla. Eccoci, ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Allora, settimana fondamentale, è il 10 o l'11 di luglio, non so quando sto registrando questo video, quindi voi lo vedete di lunedì ed è il lunedì che ci porta al compleanno del canale. 4 anni, signori, da quel 14 luglio 2018. 4 anni stanno per passare, facciamo i dovuti scongiuri, ma dovremo arrivarci. Quindi, ultimo gioco di ruolo di un canale che ha 3 anni. Quello del lunedì successivo, che sarà un altro regalo di un abbonato al canale. Sarà il primo gioco di ruolo del quarto anno del canale. Sentite come sono diventato ampolloso, ma tanto come dicono, come mi scriverete sotto, cari amici, da quando sono un influencer, me la tiro un po'. In realtà no, però questo è un altro paio di maniche. Allora, dicevo, vi ho già rubato un po' di tempo. Parliamo del Wuxia, il cappa e spada cinese. Prendetelo cum grano salis, questa cosa. Nel 2007 Asterion pubblicò un gioco di ruolo francese dal titolo Qin, i regni combattenti, esatto, che portava al tavolo l'ambientazione Wuxian, con un periodo storico ben preciso della Cina, il periodo dei regni combattenti. Io non l'ho preso perché non era un genere che al momento mi interessava, pensavo di giocare a tutt'altre cose molto più fiche, molto più belle, e l'ho saltato. Maledetto me, perché nel mondo del collezionismo questo gioco oscilla fra i 75 e i 95 euro. Quindi, detto tra me e voi, cari collezionisti che volete speculare, per me vi rimane. Perché tra 75 e 95, quando per un'edizione vecchia, quando l'edizione nuova francese e inglese esiste, quindi è possibile acquistarla, credo a 19 dollari o a 9 dollari su DriveThruRPG, quindi per me avete tirato troppo la corda. Se scendete, lo portate a 50, se ne può parlare. Se ne può parlare. Allora, dicevo che non avevo trovato mai un gioco del genere, finché un abbonato al canale, il cui nome non dico per un discorso di privacy, mi ha donato questo. Right Who's Blood? No, Blood, se la regia mi sente si arrabbia. Ruthless Blades e Wuxian Roleplaying di Brendan Davis e Jeremy Bay, altra cosa che mi ha colpito, pubblicato da Osprey Games. Allora, per chi come me è vecchietto,
Gli albi Osprey se li ricorda per albi di storia militare. Famosi sono quelli medievali o antichi scritti dal grandissimo David Nicol e disegnati dall'altrettanto grande padre di tutti i nerd, Angus McBride. Io ne ho diversi, tra cui i più belli che ho sono quelli bizantini e quelli dedicati alla prima rivoluzione inglese, quindi sono in assoluto i miei preferiti, usati molte volte nel mondo del GDR per far vedere come fossero le armature. Quindi, quando ho visto che la Osprey Games si era buttata nel mondo del GDR, ho pensato, ok, andiamo a vedere che cos'è. Ho visto che è presente, insomma, ha fatto alcuni altri giochi di ruolo veramente, veramente interessanti. Ora vediamo se la webcam vecchia riesce a far vedere un po' come sono i disegni. È un bellissimo gioco, copertina rigida, non so quanto costa perché, o meglio, sono, qua c'è dietro scritto 35 dollari, sono 280 pagine interamente a colori, quindi è anche uno spettacolo per gli occhi. E questo gioco, scritto in, passatemi il termine, ma è per farvi capire, in stile Osprey, quindi un modo asciutto per descrivere le cose. Voi fate conto che l'ambientazione, allora, in una pagina è spiegata, nell'introduzione c'è una parte che si chiama A Note About Chinese Culture and History, due paginette. E poi dopo la parte dedicata all'ambientazione in realtà poi non c'è più, perché c'è andando a parlare, non c'è più, non mi fraintendete, però andando a parlare della parte del game mastering, allora lì viene raccontata un'ambientazione, però dice anche che è un'ambientazione che dice il setting è la Cina storica, ma è un momento senza tempo, romantico e anche anacronistico per ambientare le proprie storie. Quindi, mentre Qin era un periodo storico ben preciso, qui voi vi potete sentire liberi, non siete vincolati ad alcun periodo storico, anche perché il periodo dei regni combattenti e del Wuxia è un periodo talmente antico di cui si perde le nozioni, quindi sentitevi veramente liberi di giocarlo come volete, almeno come lo giocherò io. Il formato all'inizio mi ha lasciato perplesso perché voi sapete che io non sono un grosso amante degli A5, perché da vecchio per me il manuale deve essere un bel tomone in A4. Di questo mi sono dovuto ricredere. Questo in A5 è perfetto, lo potete maneggiare senza problemi, l'impaginazione è fantastica. Ora la telecamera, questa qui è quella vecchia, quindi ha una risoluzione del manga, ma almeno non si blocca, come ho visto che è successo nel video dedicato ai fumetti Bonelli alla seconda parte. Quindi questo è veramente il gioco adatto per chi vuol giocare Wuxia. Le regole sono a prova di imbecille. Si tira una pool di 10, dato dal numero dei pallini. Questo ricordo un po' Vampire, ma ha ricordato anche la prima edizione della Leggenda dei Cinque Anelli, col sistema, come lo chiamano quelli bravi, Roll and Keep. Questo è un Roll and Keep, per capirsi, ma io ovviamente sono un artigiano e quindi non userò termini tecnici. È possibile lanciare una serie di D10 contro la difficoltà, contro quello che si chiama TN, che fa tanto figo, che è Target Number, dato dal master. Di solito è 6. Se anche un solo D10 fa 6 o più, siete riusciti nell'azione. Se nessun D10 ha fatto 6 o più, avete fallito.
6 perché è il target number base, ma può andare da un 2 a un 9, quindi 6 è dato quello normale. Il 10 è un successo clamoroso che dà anche effetti particolari. Ok, quindi vi ho descritto il sistema. Basta, non c'è altro da sapere. Non ci sono classi del personaggio predefinite, ma nel momento in cui si crea, questa è una cosa che mi piace, a me questa cosa sta cominciando a piacere tantissimo, nel momento in cui create il personaggio, il punto 6 è Select Occupation. Si va dall'artigiano al monaco buddista, all'ufficiale governativo, al mercante, al playboy, alla suora, al ladro, c'è veramente di tutto. Sentitevi liberi di scegliere quello che volete. Quindi, che succede? Quando si sceglie il personaggio, si sceglie l'abilità, si scelgono le risorse, le abilità, select skills, l'eccentricità, che è una cosa molto bella. Perché la cosa bella di questo manuale è che le regole finalmente le hanno schiantate tutte insieme, le hanno messe tutte insieme all'inizio del manuale. Quindi su 266 pagine, che è questo, da pagina 9 a pagina 23 si parla delle regole. Poi ovviamente c'è la regola ci sono alcune regole opzionali che sono in giro per il manuale, però ecco, da pagina 9 a pagina 23 c'è tutto. È lì ed è spiegato in maniera più approfondita quello che io vi ho detto. Quindi sono spiegati i tiri contrapposti, è spiegato il combattimento, però veramente in 14 paginette formato a 5 c'è tutto quello che dovete sapere. Poi, altre cose, l'eccentricità. Sì, chiamiamola eccentricità perché è quella che serve a caratterizzare il personaggio, e l'eccentricità può essere qualsiasi cosa, può essere un'arma, può essere un modo di combattere, è una cosa che fa parte del personaggio ed è una cosa che serve al personaggio identificarsi, potrebbe essere nel nome, potrebbe essere veramente potrebbe essere uno stile di combattimento, una zona da cui il personaggio proviene. Quindi veramente è a pagina 86, se non ricordo male, dovrebbe esserci l'eccentricità. No, scusate, ecco, pagina 107. Quindi vedete, il manuale veramente si sfoglia in questa maniera molto molto easy, potrebbe essere il bello, potrebbe essere l'ubriacone, quindi cioè scegliete quello che volete. Io vi posso dire che la prima cosa che mi è venuta in mente è creare un guerriero muto, e potrebbe essere una cosa interessantissima giocare un guerriero muto, pensateci. Quindi sono un po' stile pregi e difetti. Ci sono tantissime tabelle perché essendo un gioco incentrato sui combattimenti e combattimenti in una certa maniera, addirittura ci ha spiegato, ci sono le tabelle su come schivare addirittura i proiettili delle frecce, insomma, proiettili delle armi da lancio, ecco. Quindi a me è un gioco che è piaciuto tantissimo. La parte del Game Master è importantissima da leggere, ma io questo ormai ve lo ripeto. Vita natural durante, leggete queste cazzo di parti del Game Master perché serve per capire come si gioca, soprattutto in un gioco del genere. C'è dentro un'avventura il pipistrello di ossidiana, di Obsidian Bat, fondamentale da far giocare così come è scritta. Io lo so che a vedere questo video ci sono master più bravi di me e sono tutti più bravi di me. Però datemi retta, giocatela così come è scritta, perché serve per entrare nel mood, per capire come giocare. Ok, poi scrivetevi tutte le avventure che volete, perché qui ci sono spiegate nella parte del game mastering
come scrivere le avventure, come mettere i combattimenti, ci sono tantissimi PNG. È un gioco veramente bello. Ora io sono ignorante di questo genere, quindi dovrei mettermi lì e spulciare altri giochi, però è un piccolo capolavoro, non so se verrà mai tradotto, non so se verrà mai tradotto questo manuale, ma ve lo consiglio. Sarei tentato, se a voi va bene, di giocarlo anche sul canale all'autunno, però insomma, pensateci un po'. Quindi, grazie per chi mi ha donato questo manuale. Titolo, mettiamolo forse così si legge meglio. Righteous Blood. Oggi non so parlare in inglese. Ruthless Blade. Blades, quindi veramente. Gioco di ruolo Wuxian che fa quello che dice. Un piccolo gioiellino, un piccolo capolavoro. Io non me ne voglia chi me l'ha regalato, ma vedendo che su Amazon c'è, vi metto il link Amazon per comprarvelo. E che vi devo dire? Grazie, noi ci vediamo giovedì, perché giovedì non ci sarà la live del compleanno, ma ci saranno 3, 4, 5 video scaglionati in tutta la giornata per celebrare i 4 anni del canale. E niente, grazie. Comincio a ringraziarvi già da oggi, perché senza di voi, abbiamo passato i 2000 iscritti, senza di voi il canale non esisterebbe. Quindi siete voi quelli importanti, siete voi quelli a cui io devo rendere conto della qualità dei video. Quindi grazie. Un grazie, comincio già ora, un grazie agli abbonati che si sono imbarcati in questa follia. Quindi comincio ora a dirvi grazie. Grazie, grazie. Ciao e alla prossima!